La morte di Morosini è qualcosa di veramente toccante, fa riflettere a tutti i livelli. Innanzitutto, speriamo che non sia morto invano. Perché dico questo? Perché almeno si faccia in modo che queste morti diminuiscano. Siamo esseri umani, non siamo onnipotenti, purtroppo anche gli esperti, molti esperti l'hanno detto, che comunque in certi casi sembra ci sia quasi nulla da fare, in alcuni casi. Bisogna vedere se questo è il caso, infatti proprio stamattina in questi minuti, mentre io sto registrando questo video, si sta svolgendo l'autopsia per accertare le cause della morte di Morosini. C'è stato anche nominato un tossicologo, cioè bisogna vedere se Morosini abbia preso qualche sostanza che possa aver causato improvvisamente questa morte, questo infarto. Quindi sarà fatta l'autopsia e si saprà diciamo, si saprà con certezza di che cosa è morto e se si poteva evitare o meno. Mentre le polemiche per la macchina dei vigili che bloccava l'ambulanza sembrano un po' diminuire, anche perché non sembra sia stato ininfluente, Morosini è morto praticamente in campo. Ma la cosa tragica, la più tragica di tutte, a parte la straziante fine che abbiamo visto tutti in diretta, di un ragazzo di 25 anni che si sente male, cioè ha avuto una presincope, hanno detto gli esperti. Si è rialzato quasi come se stesse ricominciare volesse ricominciare a giocare. Ha avuto un'altra presincope, si è rialzato un'altra volta e purtroppo poi non ce l'ha fatta più. Una cosa straziante. Ma a parte quella, la cosa ancora più terribile di tutta questa situazione è il destino che si è accanito contro la famiglia di questo ragazzo e contro lui. Abbiamo letto tutti, abbiamo sentito, il padre era morto prematuramente, la madre pure, un fratello pure è morto e ha una sorella disabile e lui anche è morto. Cioè una cosa veramente pazzesca. A volte il destino si accanisce, no? Il destino, chiamiamolo così, come altro dobbiamo chiamarlo, il destino. Si accanisce contro delle famiglie, contro delle persone. Sarà una coincidenza, sarà non lo so, chiamiamolo così, destino. Questa è la cosa più terribile. Poi, a livello di cronaca, che c'è da dire? C'è adesso da analizzare le cause, sapere che cosa è successo. La Serie A e la Lega Pro si è fermata, la maglia 25, molte squadre di calcio l'hanno tolta, i tifosi del Livorno sono in lutto, ma non solo loro, ci saranno tra pochi funerali. Io ho sentito gli esperti, l'altro giorno in TV c'erano 5 esperti, tra cui anche quello che ha provato a salvarlo, a Pescara, e tutti dicevano che praticamente non si poteva fare quasi nulla in questi casi perché i controlli sono molto serrati. In Italia abbiamo dei controlli eccezionali e quindi tra i migliori in Europa. E quindi insomma, a volte c'è poco da fare perché purtroppo la scienza ha dei limiti e quindi delle conoscenze. E è anche poi vero che tu puoi fare anche un controllo un mese prima. Ma se uno prende una sostanza o qualcosa che gli crea uno shock anafilattico, c'è poco da fare. Ci sono stati dei morti anche, no, nella cronaca, diciamo, di tutte le morti che ho visto relative al calcio e non solo, alla pallacanestro, alla pallavolo. Ricordiamo anche che poche settimane fa è morto Bovoletta. Sono accadute anche per negligenza umana. Primo, perché non ci sono stati proprio dei controlli in alcuni casi. Secondo, perché a volte, ad esempio, uno sportivo è morto, un calciatore è morto nello spogliatoio, gli era stata fatta un'iniezione di un qualcosa per rimetterlo un po' in su e ci è rimasto secco. Un altro è morto dopo che aveva avuto prima nella sua attività tre sincopi. Tre sincopi, ecco, il povero ragazzo che è morto l'altro giorno ne ha avute due, tre, una dietro l'altra e ci è rimasto in campo morto. Però anche in quell'altro caso, morto in un campionato straniero, si poteva fare qualcosa. Vediamo quindi, aspettiamo l'autopsia e aspettiamo anche l'ultimo saluto nel funerale al povero Morosini, su cui il destino si è accanito come non mai, insomma.